Un saluto a tutti e bentornati nei nostri studi, ancora con questo consueto ormai spazio in diretta per tenervi anche compagnia in questi giorni così difficili. Non c'è Don Fausto questa mattina perché è impegnato in una importante riunione con i sacerdoti della diocesi e vedremo se nel corso della mattinata potremo avere anche alcune novità. Come sapete, siamo ormai alle porte della Settimana Santa, una Settimana Santa davvero particolare anche per quello che sono e saranno le celebrazioni che vivremo in questo momento davvero molto particolare. Questa mattina sentiremo alcune voci, proveremo anche ad ascoltare le voci di alcune categorie interessate in maniera drammatica, possiamo dire, a livello economico. Intanto c'è una novità che è di alcuni minuti fa e che arriva proprio dal governo e che riguarda il proseguimento delle restrizioni che in questo momento vanno avanti sino al 13 di aprile. Lo vediamo dal sito dell'ANSA nazionale. La stretta va avanti fino al 13 aprile a comunicarlo il ministro Speranza, che poi invita anche ad investire sulla sanità. Andiamo all'interno velocemente per vedere quali sono i dettagli di questa notizia. Allora, il governo ha deciso appunto di prorogare fino a Pasquetta di fatto tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali che sono state adottate sino ad oggi. Lo ha annunciato appunto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. Siamo nel pieno di un'esperienza durissima, ha detto il ministro. Avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci. Su questo dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo. Il clima politico, positivo e unitario, è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Andando poi avanti, ci sono alcuni aspetti. Naturalmente c'è quello di come gestire l'emergenza. Allora, si parla di una riapertura graduale e prudente, quindi una strategia per non ripetere naturalmente alcuni errori. Quindi va bene avere l'ottimismo in questo momento, anche perché abbiamo visto che i dati sui contagi cominciano effettivamente ad essere inferiori rispetto all'inizio, insomma, di questa emergenza, ma naturalmente non bisogna, come dire, essere imprudenti in questa fase. Per questo che tutte le restrizioni vengono prorogate, naturalmente ce l'aspettavamo, era una decisione attesa tra la giornata di oggi e quella di domani, vedremo poi quali saranno anche i dettagli ulteriori. Adesso veniamo sul nostro territorio. Il primo ospite di questa mattina che vi presento è Sergio Michelini, presidente del CDA del Consorzio Marittimo del Tiguglio. Buongiorno Michelini. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, abbiamo deciso di parlare con lei anche perché in questi giorni appunto abbiamo coinvolto le varie categorie interessate da questa emergenza. Naturalmente c'è tutto l'aspetto, e se ne è parlato anche sul nazionale, legato a quelli che sono i trasporti marittimi, quindi le grandi navi da crociera, ma nel nostro piccolo, nel nostro territorio, tutto quello che è il trasporto dei battelli. Ecco, ci può dire intanto in questo momento qual è la situazione che state affrontando? Attualmente noi siamo fermi, noi avevamo in programma di iniziare il servizio nel weekend dell'8 marzo, però a seguito delle notizie che circolavano e quindi degli allarmismi giustificati che sentivamo, abbiamo deciso appunto di sospendere il servizio per cercare di evitare un ulteriore peggioramento di una situazione che in effetti poi si è dimostrata molto più grave di quello che si immaginava. Sì, certo, infatti. Allora, intanto chiedo alla regia di avere il ritorno in studio perché non la sento. Stava dicendo appunto dell'8 marzo. Ora, naturalmente questo andrà molto per le lunghe, naturalmente. Adesso abbiamo letto anche della ulteriore proroga. Avete delle previsioni ottimistiche su quando poter iniziare il servizio vero e proprio? Beh, essere ottimisti in questo momento è molto difficile. Francamente non abbiamo proprio un'idea di quando potrà esserci una ripresa del servizio, perché in effetti il nostro servizio comunque tiene a contatto le persone, quindi per quanto uno comunque cerchi di adottare dei provvedimenti, peraltro che avevamo già preso in considerazione, avevamo già disposto, comunque no, non possiamo fare, chiamiamoli, gli sceriffi sulle barche.
Quindi alla fine è anche difficile da gestire. Speriamo che la questione si risolva positivamente nel breve periodo per poterci dare la possibilità quantomeno di riprendere, anche perché la nostra attività è legata a tutti, è legata agli albergatori, è legata a tutte le attività turistiche, è legata a tutto il turismo che posso tranquillamente affermare è quello che in questo momento sta subendo il danno maggiore. Ma Certo. soprattutto non sappiamo questo danno quanto durerà, quanto andrà avanti e quali saranno le conseguenze nel lungo termine. Certo. Noi pessimisticamente parlando, mi passi il termine, pensiamo già alla stagione 2021. Perché? Perché la stagione 2020 non sappiamo appunto quando, se inizierà, quando inizierà e quali saranno le condizioni. Noi speriamo tanto di, con l'estate di avere uno sblocco e quindi di avere la possibilità di poter lavorare tranquillamente, anche se la preoccupazione è legata poi ai turisti, perché in effetti ci sarà un problema. Noi lavoriamo molto anche col turismo internazionale, di conseguenza Certo. dubitiamo che il turismo internazionale quest'anno sia presente sui nostri battelli. Certo. Possiamo solamente sperare, possiamo solamente pregare che tutto vada bene, che tutto si sistemi al più presto. Ecco, già l'anno scorso era stata un'estate difficile, forse si pensava che un fermo così complicato non si sarebbe potuto ripetere e adesso invece è arrivata anche questa difficile situazione dell'emergenza, quindi per voi potrebbe voler dire anche, come dire, un blocco, comunque una situazione difficile di quasi 2 anni. Ma guardi, la nostra situazione, come dicevo prima, è molto difficile perché è legata anche al fatto che questo momento arriva nel periodo immediatamente successivo ai lavori che sono stati Esatto. svolti sulle imbarcazioni. Quindi noi veniamo da un inverno dove comunque ci sono stati per tutte le imbarcazioni grossi investimenti, spese notevoli che in qualche modo, insomma, sono andate a pesare sul bilancio dei singoli consorziati. Di conseguenza, ora il fatto di dover sobbarcarci anche tutto quello che è il carico relativo alle spese di tutto l'inverno diventa una situazione insostenibile, per la quale comunque auspichiamo che ci sia un sostegno da parte delle autorità preposte, senza le quali comunque rischiamo veramente di vedere un'attività sulla quale abbiamo investito, soprattutto anche in termini di promozione, che rischia veramente il collasso. Certo. Possiamo ricordare quante imbarcazioni sono ferme in questo momento e quindi anche quante persone, quanti dipendenti sono coinvolti da questo fermo? Sono 9 imbarcazioni e considerando sia il personale imbarcato che il personale a terra e nelle varie biglietterie, soprattutto quelli stagionali, che peraltro non hanno la possibilità di rientrare nelle varie formule anche Esatto. o comunque almeno in parte solamente quelli che sono stagionali non hanno la possibilità di rientrare in nessun tipo di sostegno, raggiungiamo circa 50 persone. Ecco, dal punto di vista degli aiuti anche a livello governativo, diceva lei, si aspetta insomma che qualcosa possa arrivare. Al momento però la situazione com'è? Al momento la situazione è ferma, al di là di quelli che sono i provvedimenti legati alla cassa integrazione del personale che appunto era in forza al 23 di febbraio, al di là di quello non ci sono al momento altri sostegni. Abbiamo contatti con gli istituti di credito con i quali speriamo appunto di avere quel sostegno indispensabile per poter superare questa fase, che ripeto, per noi la primavera è molto importante. Perché è uno dei periodi di maggior afflusso, soprattutto per quanto riguarda la clientela straniera. Diciamo che nel periodo che va da marzo fino a giugno noi lavoriamo tantissimo con i gruppi, con le agenzie, di conseguenza viene a mancare il 90% di quello che è il volume d'affari del consorzio. Speriamo appunto che se si sbloccherà la situazione a giugno e compatibilmente con la disponibilità da parte dei turisti anche italiani che avranno la possibilità eventuale di fare le ferie, quantomeno speriamo di recuperare almeno in parte quello che è una stagione che rischia veramente di essere persa, di essere compromessa. Sì, perché giustamente, come lei ricordava, forse il primo turismo che potrà muoversi sarà proprio quello italiano.
Però, come lei diceva, giustamente bisognerà vedere chi avrà ancora le ferie, perché questo è già stato un periodo in cui molti si sono proprio, hanno proprio utilizzato il periodo di ferie o di fermo estivo per poter, insomma, stare a casa. E poi ci sarà da valutare anche la questione dei turisti, perché in alcune zone l'epidemia sta scoppiando proprio in questo momento, se pensiamo anche, insomma, all'America o altre zone dell'Europa e del mondo. Generalmente con quale fascia di turisti si lavora di più in estate, o almeno voi, ecco, qui sul nostro territorio? Guardi, ultimamente, negli ultimi anni, diciamo che il trend insomma, è cambiato notevolmente negli ultimi anni, nel senso che negli ultimi anni, insomma, negli ultimi anni la clientela straniera in qualche modo è andata a sostituire la clientela italiana che è venuta a mancare. Diciamo che i mesi estivi tradizionalmente sono sempre stati appannaggio dei turisti italiani. Poi ovviamente c'è stato il mercato del turismo in continua evoluzione, per cui ci sono stati dei cambiamenti, per fortuna quello che è venuto a mancare dai turisti italiani è stato sostituito dai turisti stranieri. Poi è ovvio che il mercato, come dicevo prima, è in continua evoluzione. Tu vedi paesi ai quali, insomma, che non rappresentavano in qualche modo, che non erano dei clienti, che in qualche modo poi sono andati a incrementare tutto il mercato, quindi nazioni che non avevi, cioè non rientravano nel tuo pacchetto di turisti, che sono andati a coprire delle nicchie di mercato molto importanti che magari sono venute a mancare. Diciamo che la nostra è un turismo internazionale, cioè citare una nazione piuttosto che un'altra è fuori luogo. Noi abbiamo turisti di qualsiasi nazione. E ultimamente si è incrementato anche il turismo magari di paesi che non avremmo mai immaginato che avrebbero potuto in qualche modo rappresentare un punto importante anche per noi, perché comunque hanno rappresentato un incremento anche del nostro numero di trasportati. Per cui, insomma, per noi è altrettanto importante sia la clientela internazionale che soprattutto la clientela italiana. Ci auguriamo appunto che quest'anno, con tutte con tutta questa situazione, quantomeno gli italiani abbiano voglia almeno di trascorrere le loro ferie nel nostro amato paese. Certo, ecco, lei ricordava giustamente i danni della mareggiata. C'era ancora qualche cosa da fare per completare, per esempio, c'era la questione anche del molo a Rapallo che era da terminare. Adesso non so se può fare il punto sulla situazione, se era tutto al Sì. 100% o mancava qualcosa. Sì, i lavori del molo a Rapallo dovevano iniziare a cura del Provveditorato Opere Marittime. Il molo praticamente doveva essere ricostruito poi nel momento, e i lavori dovevano iniziare appunto proprio nei giorni immediatamente successivi all'inizio di tutta questa emergenza. È ovvio che a questo punto, non lo so, cioè slitta tutto e quindi si va a far ricadere tutto su un periodo che appunto noi non sappiamo e non siamo in grado di preventivare, purtroppo. Certo. Sicuramente quello che tengo a precisare è che occorre a questo punto una politica di promozione turistica molto importante, sinergica soprattutto tra le varie categorie, che consente in qualche modo di far capire e di convincere ancora una volta, nonostante le nostre bellezze, la clientela sia nazionale e internazionale, che comunque l'Italia, ora io parlo per il nostro Golfo perché noi operiamo nel nostro Golfo, però è il paese più bello del mondo, è quello dove vale la pena di trascorrere le vacanze. Certo, giustamente il suo consiglio è proprio quello di puntare sulla promozione. Adesso mi sembra che il nostro territorio e soprattutto anche il vostro comune, comunque la vostra area, negli ultimi anni abbia saputo, ecco, puntare su questo, se pensiamo anche a come ci si è risollevati dal punto di vista della promozione, anche dopo il crollo della strada per Portofino, comunque della mareggiata in senso stretto. Quindi il suo consiglio in conclusione è proprio quello, puntare su questo in qualche modo, inventandosi una qualche formula per poter portare gente poi in Sì, estate qua. certo, è fondamentale per tutti, devo dire che comunque la volontà c'è, comunque si sono fatti già alcuni passi, diciamo che comunque anche nel passato comunque c'è sempre stata una certa
sinergia tra gli operatori, comunque le istituzioni, per cercare di portare avanti una politica promozionale adeguata, e questo è stato fatto. Certo, abbiamo lavorato tanto e ora questa situazione non ci voleva, perché in questo momento probabilmente si sarebbero potuti anche raccogliere i frutti di tutto l'impegno e tutti gli investimenti che sono stati fatti appunto nella promozione, dove, Certo. ripeto, il nostro territorio, cioè, ha delle particolarità veramente incredibili. Perché noi siamo abituati a vederlo, però non smettiamo mai di incantarci ogni volta che vediamo le nostre coste, i nostri paesaggi. Certo, certamente. A questo comunque è stato aggiunto una promozione da parte di tutti che in qualche modo, insomma, poteva veramente dare delle grosse soddisfazioni. Comunque in questo periodo riuscite a sentire la vicinanza delle istituzioni locali, dei comuni in Sì, particolar dalle modo? istituzioni locali sicuramente. Le istituzioni locali ci sono vicine. Noi auspichiamo, soprattutto però, che dal punto di vista nazionale, regionale, ci sia una presa di coscienza di quelle che sono le realtà tutte, compresa la nostra, e che quando vengano fatti e vengano emessi dei provvedimenti si tenga conto delle varie realtà, compresa la nostra, che a volte in alcuni casi viene ingenuamente forse dimenticata, però alla fine rappresenta quel valore aggiunto fondamentale per tutto il turismo. Io parlo anche a nome dei miei colleghi, sia di Camogli, sia i miei colleghi di La Spezia, Sì. che comunque, insomma, sono nella stessa condizione, per cui, insomma, speriamo che ci si ricordi di noi. Certo. Bene, grazie della sua testimonianza, Grazie a allora, del voi, suo racconto. A grazie a voi, a presto, a presto. presto, grazie. Naturalmente proveremo a tenere aggiornata anche questa situazione, come stiamo facendo con tutte le varie categorie, quindi ne parleremo ancora anche nel corso dei nostri telegiornali. Torniamo sull'ANSA nazionale. Dicevamo prima di stare attenti perché comunque la situazione, pur essendo arrivata ad un apice, è ancora molto delicata. I numeri parlano insomma di 77.000 italiani ancora positivi e quindi se l'Italia in questo momento sta raggiungendo il picco per il coronavirus, l'apice non è da considerarsi una vetta, quanto piuttosto un plateau, una parola che si sta usando a livello di media nazionali proprio in questi giorni. Cosa vuol dire? Semplicemente non dobbiamo pensare a un picco come a una cima di montagna, ma a un altopiano di montagne che quindi va attraversato, ecco, dice l'articolo, prima che si possa incominciare ad intravedere la discesa. Questo l'abbiamo visto anche in Liguria, dove abbiamo raggiunto dei numeri molto alti, poi un pochino più bassi, ieri una leggera risalita. Dovrebbe essere così ancora per questa settimana. Lo ha detto anche il presidente della regione Toti, prima di vedere appunto una effettiva discesa, e questo si spera possa avvenire già nei primi giorni della prossima settimana e dunque verso Pasqua. Adesso andiamo a vedere un servizio che ci porta a Rapallo. Tante persone, tanti di voi ci hanno chiamato e scritto sulla questione degli aiuti alle famiglie bisognose. È di fatto partito un servizio del comune per le famiglie che sono in carico già ai servizi sociali e non solo, anche agli enti assistenziali del territorio comunale rapallese, pensiamo al Banco Alimentare, al Buon Samaritano, al CAV e così via. Si parla di 400 famiglie già conosciute, quindi per problemi economici, non solo famiglie, ma anche persone anziane, sole e così via. Ieri abbiamo realizzato un servizio proprio per spiegare la dinamica di questo servizio. C'è anche un numero di telefono da poter contattare. Allora lo vediamo, così poi ci ritroviamo in studio. Già oggi partiranno i primi acquisti di generi alimentari. Domani, questa è la speranza, inizierà la consegna dei pacchi alle famiglie. A Rapallo non si perde tempo, tutto è pronto per l'avvio del progetto di aiuto agli anziani e ai nuclei familiari in difficoltà. Ieri prima riunione operativa tra i soggetti coinvolti, naturalmente in videoconferenza. Un incontro per decidere i passaggi operativi e per dividersi i compiti. La giunta rapallese ha stanziato per iniziare 6.000 euro destinati all'acquisto di alimenti e di generi di prima necessità. Saranno
saranno stoccati negli locali degli emiliani utilizzati dal progetto del Buon Samaritano. Qui saranno confezionati i pacchi, ognuno terrà conto delle varie richieste, per esempio chi ha bambini in casa o un anziano o necessità alimentari particolari. La prima parte del progetto è gestita dai servizi sociali e dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Dopodiché, grazie ai volontari suddivisi in turni, alla Protezione Civile e alle cooperative legate al comune, i pacchi saranno portati gratuitamente nelle case delle persone. Per ora le famiglie bisognose che beneficeranno del servizio sono quasi 400, di cui 180 seguite dal Buon Samaritano, 80 dal Centro di Aiuto alla Vita, 90 dal Banco Alimentare, senza dimenticare quelle segnalate dai servizi sociali. I 6.000 euro stanziati dal comune sono evidentemente una prima tranche, vedremo dove arriveremo, ha spiegato il vice sindaco Pier Giorgio Brigati. Il numero delle famiglie, infatti, che beneficerà del progetto è destinato a crescere. Il comune ha attivato oggi un numero di telefono al quale rivolgersi per richieste, dubbi e per segnalare esigenze alimentari. È lo 0185 68 04 04. A rispondere saranno i dipendenti dell'ufficio servizi sociali. L'iniziativa è molto apprezzata, rappresenta in questo momento di difficoltà un gesto di attenzione verso l'altro e di unità. Rieccoci in studio, sempre in diretta. In ogni caso, lo avete sentito, il consiglio per ogni comune è sempre quello di chiamare i servizi sociali del comune, che hanno idea naturalmente del bisogno e anche delle iniziative, la spesa a casa, le telefonate, le videochiamate, insomma tutto quello che sono i servizi che possono aiutare le persone a non uscire di casa. Comunque il primo numero da chiamare, diciamo, è sempre quello dei servizi sociali, così come è stato appunto il caso di Rapallo. Allora, ascoltando il servizio di Rapallo, abbiamo parlato dei vari enti che sono coinvolti in questi progetti, tra cui anche le pubbliche assistenze, che sono veramente in prima linea su tutto il nostro territorio. Ne abbiamo ascoltate diverse in questi giorni. Oggi ci colleghiamo con la Croce Azzurra di Moneglia. Vedo collegato Matteo Del Buono, il presidente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Qua con me c'è anche, purtroppo siamo nella cornice, però volevo farvi vedere. Certo, qua certo. C'è anche Elisa Scarfì, che è... Buongiorno. Persona che collabora tantissimo con noi adesso per tutti i servizi che stiamo facendo in questo periodo. Certo. Ecco, appunto, ci fa piacere naturalmente poter parlare con entrambi. Intanto possiamo dire appunto che giorni sono questi anche per voi, come è cambiato, possiamo dire, anche il vostro lavoro in questi giorni? È cambiato sicuramente perché da una dinamica di soccorso prettamente sanitario siamo passati a dare una assistenza ad esigenze delle famiglie che nessuno si sarebbe mai immaginato di dover affrontare. Fortunatamente noi avevamo un gruppo di Protezione Civile da poco costituito, che è molto giovane, aveva soltanto 2 anni, che si è trovato in prima linea in questa attività e che quindi sostanzialmente è stata come una macchina che stava funzionando al minimo, all'improvviso ha avuto un'accelerata e una risposta eccezionale. Certo. Ecco, che tipo di sentimenti ci sono tra voi operatori, anche tra i più giovani, come le stava giustamente raccontando? Beh, diciamo che c'è un po' di apprensione, di ansia su tutti i servizi in generale, però c'è veramente una risposta eccezionale da parte dei ragazzi, ma in realtà abbiamo una fascia di età molto varia, che va dai 20, 30 anni fino ai 60 e oltre, e tutti sono entusiasti di fare la propria parte. Ovviamente, insomma, c'è un po' di apprensione, cerchiamo di utilizzare al massimo i magri dispositivi di sicurezza che abbiamo. Quello che ci ha fatto molto piacere è che la popolazione ci è venuta incontro tantissimo, ha confezionato un sacco di mascherine per noi e questo sicuramente ci ha consentito di lavorare in sicurezza. Ecco, infatti stavo proprio per dirlo, nel senso che si sta riscoprendo un po' così nella sensibilità delle persone il lavoro che è quello dei sanitari e degli operatori sanitari, degli operatori delle pubbliche assistenze, qualche cosa che forse prima si dava per scontato. Oggi siete in prima linea, siete tra, insomma, le persone che rischiano di più e questo forse, come lei stava dicendo, sta portando una sensibilità maggiore. Speriamo che questo arrivi anche alla politica nazionale, perché poi a volte la sanità sembra arrivare sempre per ultima e poi in questi casi invece sono i primi a dover operare. Beh, noi siamo fortunati perché il territorio del Tiguglio, ma in generale tutta la Liguria, ha questa rete di pubbliche assistenze e di Croci Rosse che è molto radicata. Già è un unicum italiano, ma ancora di più la Liguria è una realtà in cui questo tipo di esperienza ha,
è molto sentita. Certo è che la popolazione ci percepiva quasi più come un'istituzione che non come un'associazione di volontariato. Oggi invece immagino che sia la cittadinanza sia la politica abbia capito che le associazioni di volontariato sono uno strumento flessibile, rapido, capace di intervenire immediatamente, non si può sacrificare. Ecco. Certo. Non è per questo il momento di fare delle rivendicazioni, poi immagino che di questo se ne parlerà in un secondo momento, spero che se ne parli in un secondo momento. Adesso siamo tutti impegnati a dare il massimo, veramente, senza guardare a colore politico, appartenenze, bisogni, insomma cerchiamo di dare una risposta, perché poi alla fine questo conta, cioè essere veramente persone pronte ad ascoltare gli altri, certo, a ricostruire un tessuto di comunità che magari invece a volte era un po' sfilacciato. Esatto, esatto. Ecco, ci vuole raccontare alcune iniziative che voi avete proposto, anche di raccolta? So che avete una pagina anche Facebook molto, molto attiva, ecco, su questo. Beh, allora, abbiamo diversificato, diciamo così, i nostri settori di intervento. Il primo, abbiamo raccolto un'iniziativa che è nata da privati, degli amici di Moneglia. E l'abbiamo fatta nostra insieme al Barattino, che è un'altra associazione di Moneglia molto attiva e sicuramente credo che molti telespettatori la conosceranno, perché fa un sacco di iniziative a costo zero e rende molto per la cittadinanza, insomma. E col consorzio degli operatori turistici abbiamo fatto una raccolta, ci eravamo posti un obiettivo di 50.000 euro, invece l'abbiamo superato, siamo a 68.000 euro, abbiamo in parte destinato soldi che sono arrivati alla nostra associazione per questo progetto, in parte tramite GoFundMe siamo riusciti a raggiungere una discreta somma che abbiamo versato all'ASL. Questa è la prima iniziativa. La seconda, fin da subito ci siamo occupati, e bisogna rendere merito a Elisa e al gruppo di Protezione Civile, ci siamo subito occupati della consegna alla spesa e dei farmaci a casa, anche quando il lockdown non era così, così ferreo. Questo ci ha permesso, dopo un paio di giorni di rodaggio, di essere subito pronti, e ci sono più di 60 persone che... più di 60 famiglie che in una realtà di 3.000 abitanti che noi serviamo quotidianamente. Certo. In questi giorni i comuni che hanno ricevuto dei fondi per l'aiuto alimentare, in attesa di determinare le modalità, il comune di Moneglia ci ha erogato una certa somma e adesso stiamo facendo anche qualche spesa per chi incolpevolmente per questa situazione si è trovato senza reddito. Ecco. Certo. Quello che vorrei dire è che questo aiuto che i comuni daranno e che adesso diamo noi è un aiuto che viene dato in discrezione anche a persone che magari non avrebbero mai dovuto accedere ad un servizio di questo tipo, ma che per la contingenza presente si trovano in necessità. Quindi nessuno deve rimanere senza qualcosa in tavola. È un momento difficile, non temiamo nulla, chiediamo, certo, la risposta ci sarà sicuramente. Poi continuiamo a garantire l'ordinario, nel senso tutti quei piccoli servizi, oltre ai servizi di emergenza legati all'emergenza sanitaria, appunto, in corso, garantiamo l'ordinario e anche questo fa parte della nostra storia, lo facciamo molto volentieri, veramente. Certo. Ecco, posso chiedere allora alla sua collega come va questo progetto di consegna della spesa, che tipo anche di storie si incontrano, ecco, a livello anche di sentimenti in questa situazione un po' così più difficile. Lascio l'auricolare però alla mia collega, certo, perché, d'accordo? Grazie. Certo, certo, grazie. Così possiamo raccontare nello specifico anche questo progetto. Ecco, buongiorno. Dicevamo di questo aiuto molto importante del consegnare la spesa alle famiglie. Allora le volevo chiedere appunto un po' come siete organizzati, come si svolge questo lavoro e anche che tipo di sensibilità incontrate nelle persone appunto a cui vi rivolgete, nelle famiglie. Sì, allora, ovviamente i primi giorni, prima che scoppiasse l'emergenza più grossa, è stato un servizio comunque molto più lento e poi nei giorni successivi ci siamo dovuti organizzare, le persone ci chiamano, prenotano direttamente nei negozianti che hanno aderito, che sono tutte le attività commerciali di Moneglia, noi andiamo a prendere i soldi direttamente a casa loro senza contatto diretto ovviamente, quindi ci sono tutte le varie indicazioni, le lascio i soldi nel cancello, li lanciano dalla finestra con una molletta, insomma tutte situazioni anche abbastanza in qualche modo simpatiche, e noi andiamo a prendere i soldi, prendiamo la spesa e poi la riconsegniamo con il resto. In tutto questo però devo dire che ci si trova anche davanti a delle persone anziane che fanno fatica
a capire il meccanismo, che richiamano più volte, qualcuno che continua a chiamare perché comunque vuole essere tranquillizzato, per cui al di là del servizio consegna spesa, il nostro centralino si è trasformato anche un po' in qualche modo in un telefono amico, quindi diamo i consigli. Sì. Infatti immaginavo questo, che forse non c'è solo il servizio che può essere freddo, no? Come dire, di consegna, ma si trasforma anche in un momento di ascolto per scambiare qualche parola, questo accade anche all'esterno. È un momento anche di condivisione importante, quindi per questo c'è stata anche la scelta da parte di tutto il gruppo di avere un'unica persona, in questo caso io come centralino, perché ormai comunque conosco tutti gli utenti, li riconosco appena mi telefonano, quindi abbiamo instaurato anche questo rapporto di confidenza, perché qualcuno si scusa dispiaciuto di dover comunque utilizzare questo servizio, quando in realtà è sempre stato autonomo fino a qualche settimana fa. Adesso appunto abbiamo iniziato anche questo servizio per i pacchi spesa aiuto, e questa mattina ho già incontrato delle persone in difficoltà proprio a livello psicologico, perché si scusano e si giustificano perché solitamente non avevano mai chiesto aiuto e in questo momento di difficoltà invece ne hanno bisogno. Certo, quindi adesso... per questo abbiamo attivato comunque un gruppo ristretto di volontari che si occuperanno solo di questo servizio, proprio per mantenere anche la privacy e garantire comunque a loro la riservatezza necessaria, perché è giusto comunque che queste persone in difficoltà non debbano sentirsi anche in qualche modo mortificate da questo momento difficile. Tra l'altro questa mattina si diceva, la notizia di oggi, insomma, che le restrizioni andranno avanti fino al 13 di aprile, quindi immagino che anche per voi vi organizzerete, insomma, per andare avanti ancora in tutto questo periodo. Assolutamente sì, abbiamo comunque un gruppo di ragazzi, io li chiamo ragazzi, come diceva Matteo, variano dai 20 ai 60 anni, abbiamo una turnazione di 4 persone e al sabato ne mettiamo 6, perché comunque sono i giorni che abbiamo visto un pochino più, diciamo, più carichi di servizi, e loro sono assolutamente disponibili sempre, a volte dobbiamo fare consegne anche al pomeriggio perché i farmaci non sono subito disponibili, e loro devo dire che non si sono mai tirati indietro. È una squadra che appunto, come dicevamo, è iniziata un po' per caso, non si è mai dovuta trovare di fronte a situazioni di questo tipo, ma ha risposto benissimo, la macchina funziona e funziona bene, quindi siamo anche soddisfatti di questo. Allora, in conclusione le volevo chiedere questo, si sta secondo lei in questo momento quasi creando un tesoro di umanità e di relazioni che appunto si spera poi possa essere mantenuto, ecco, al di là di quella che è l'emergenza, quindi diciamo nel futuro, sia come attaccamento verso di voi ma come relazioni tra persone. Assolutamente sì, noi di questo è l'aspetto più bello di tutta questa situazione difficile, perché comunque creare questo rapporto, questi contatti con le persone anche dietro a un telefono è importante, perché siamo convinti tutti che questo lascerà il segno anche proprio per farci riconoscere come un'entità che va al di là anche del bisogno, quello magari sanitario. Si stanno rendendo conto tutti quanti che il volontariato è importante e che insomma ce ne può essere bisogno anche quando magari si pensava di no. Certo, certo. Grazie. Allora le chiedo di ripassarmi il presidente. Grazie e buon lavoro. Grazie della testimonianza. Presidente. Grazie, arrivederci. Grazie mille. Ecco, le volevo chiedere ancora un'ultima cosa. Abbiamo visto sempre sulla vostra pagina Facebook, così possiamo dire anche alle persone di curiosare, avete messo ogni tanto anche delle foto con delle facce che descrivono un po' questo momento. Vuole essere anche un modo simpatico, ecco, per affrontare questi giorni, immagino. Vuole essere un modo simpatico, un modo anche per sdrammatizzare, ma non c'è nulla da sottovalutare. Ovvio. Però è importante continuare a mantenere la nostra umanità in questo momento in cui ciascuno di noi è isolato nelle proprie case, lontano. È bene sapere che ci sono delle persone, dei volti che si occupano, come dire, della sicurezza e del benessere di tutti. E anche per gratificare queste persone che, vi assicuriamo, e immagino che ve l'abbiano detto anche tutti i nostri colleghi, non è che fare questo tipo di servizio lasci noi, come dire, sereni e tranquilli, non siamo temerari, andiamo allo sbaraglio, ecco, però certo. È giusto gratificare queste persone che mettono a repentaglio un po' la propria sicurezza per il benessere dell'intera collettività. Ecco, come dispositivi anche di protezione individuale avete avuto delle difficoltà anche voi o comunque riuscite a garantirle, ecco? C'è un'oggettiva difficoltà ad approvvigionarsi dei dispositivi di protezione individuale più, come dire,
protettivi e quindi per i soccorsi, le tute, un Tyvek, le mascherine, gli occhiali. Fortunatamente noi avevamo una piccola scorta e questa ci ha salvato, però i primi tempi c'è stato, soprattutto i primi tempi, ma ancora ora, ma soprattutto i primi tempi c'è stato un grande consumo di questo materiale, abbiamo avuto un po' di difficoltà a reintegrare le scorte. Ora sembra che qualcosa stia arrivando, rimaniamo fiduciosi, noi cerchiamo sempre di vedere se ci sono dei canali diversi dai quali riuscire ad approvvigionarci. Certo. Poi, come dicevo prima, questi dispositivi che hanno un grado di protezione inferiore li abbiamo, come dire, commissionati a tante famiglie monegliesi e sono riusciti a darci veramente un grande aiuto. Quello che ora non ci serve lo stiamo distribuendo prima di tutto ai commercianti e alle persone che sono più a contatto con tutti. Ecco, in conclusione, sempre anche per la raccolta di cui ci parlava prima, diamo sempre così il consiglio, sempre quello di andare a visitare le vostre pagine social, insomma, per trovare tutti i riferimenti. Assolutamente. Se qualcuno preferisce, anziché utilizzare la piattaforma GoFundMe, sì, rivolgersi direttamente alla nostra associazione, ci sono sulle nostre pagine social le possibilità di contattarci e metteremo a disposizione il nostro IBAN. Lo dico così pubblicamente perché è giusto che sia, oltre ai 45.000 che sono sulla pagina del sito che si occupa della raccolta fondi, altri 13, come dicevo, sono stati versati a noi e sono già stati ridistribuiti e sono già stati donati, diciamo, all'ASL mediante due bonifici, uno di 8 e uno di 5, generalmente lo facciamo venerdì e così sarà anche venerdì prossimo. Bene, bene. Allora la lascio al suo lavoro. Com'è organizzata adesso la giornata? Come vi siete organizzati? Beh, siamo organizzati appunto al mattino, come diceva Elisa, abbiamo questo gruppo di persone, abbiamo le solite nostre squadre di soccorso che sono turni di 3 persone e garantiscono la reperibilità H24 e poi abbiamo al mattino la squadra di protezione civile che in gruppi di 4 o 6 nei giorni di maggiore afflusso al servizio si occupa di andare a raccogliere e consegnare la spesa. Bene, bene. Siamo fortunati perché sono tutti volontari, non certo, in tutte le realtà così, però è bello che ci sia questa grande disponibilità da parte di tutti. Grazie allora della sua testimonianza, naturalmente i nostri complimenti per il lavoro che fate, sono complimenti che arrivano anche da casa perché poi molti ci scrivono anche per le testimonianze, insomma, che ascoltano, quindi li rivolga anche a tutti i suoi operatori e ai militi della Croce Azzurra. Sicuramente sarà un piacere e anche complimenti al vostro servizio perché in questo momento con le persone chiuse in casa anche noi abbiamo dei feedback interessanti sul vostro tipo di servizio, è tutto molto utile per stare insieme, ce la faremo, coraggio, teniamo ancora duro. Certo, grazie mille ancora e buon lavoro. Ci saluti. Ringrazio Matteo Del Buono, presidente della Croce Azzurra di Moneglia. Tra l'altro, parlando sempre di pubblica assistenza, vi leggo un messaggio che arriva dalla Valle Sturla, fa riferimento al comune di Mezzanego. L'amministrazione di Mezzanego, infatti, insieme alla Croce Bianca di Rapallo, alla sezione proprio di Mezzanego, hanno ordinato il confezionamento di mascherine da donare ai militi e ai nuclei familiari del comune. Chi ne fosse sprovvisto potrà pertanto chiedere il presidio telefonando al numero 0185 33 60 85 dalle 8 alle 12. Lo ripeto, il numero è 0185 33 60 85. Ecco, questo è un messaggio che è appena arrivato, quindi poi ne parleremo in maniera migliore anche nei nostri telegiornali. Quindi questo è il numero, la chiamata tra le 8 e le 12, oppure si può mandare anche una mail a due indirizzi, demografia@comunemezzanego.it oppure ragioneria@comunemezzanego.it. Bisogna indicare il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico. La consegna ai militi è già stata effettuata e dal 2 aprile 2020, quindi da domani, saranno recapitate al domicilio di ciascun nucleo familiare richiedente, cui verrà consegnata una mascherina per ogni famiglia anagrafica a cura dei volontari della Croce Bianca. Si tratta di mascherine confezionate ad hoc, idonee ad un uso precauzionale per la cittadinanza, lavabili e pertanto riutilizzabili. Si raccomanda in ogni caso la massima prudenza in caso di necessità di uscire dalla propria abitazione e quindi di seguire le prescrizioni in vigore. Conclude il messaggio il sindaco Danilo Repetto insieme al presidente della Croce Bianca Rapallese Fabio Mustorgi: si raccomanda la massima prudenza, riteniamo sia un piccolo contributo a questo servizio che però vuol far sentire la nostra vicinanza alla popolazione.
E dunque siamo sempre in tema di aiuto alla gente del nostro territorio, fornito dalle istituzioni e anche appunto dalla sanità locale. Adesso vediamo invece un servizio, prima di passare al prossimo ospite, veniamo in diocesi. La diocesi si sta organizzando per la prossima giornata dei giovani che quest'anno, viste le prescrizioni in corso e le disposizioni che ci sono, avverrà in un'altra maniera, in una maniera naturalmente del tutto speciale, vista l'emergenza. Ascoltiamo l'intervista a Don Alberto Gastaldi. Vogliamo essere comunque uniti, uniti nella preghiera, incontrarci e come educatori e giovani prepararci a vivere in modo significativo la Settimana Santa e la Pasqua. Faremo un incontro reale attraverso i mezzi digitali. La voglia di stare insieme, anche se in modo virtuale, è più forte del coronavirus. Così i giovani della diocesi di Chiavari, in questo tempo di restrizioni della vita sociale, hanno deciso di vivere a distanza la giornata loro dedicata in occasione della Domenica delle Palme. Lo faranno utilizzando gli strumenti di comunicazione virtuale, in questo caso YouTube. A partire dalle 18.30 domenica, sul canale della Pastorale Giovanile della diocesi di Chiavari, Don Luca Sardella da Rapallo guiderà il momento di riflessione, che vedrà alternarsi momenti di preghiera, un video saluto del vescovo, la lettura del Vangelo e una serie di testimonianze accomunate dall'hashtag Dico a te alzati, che sarà chiesto di rilanciare a tutti attraverso i social network. Lo slogan è tratto dal Vangelo in cui Gesù guarisce il figlio della vedova di Naim, è Dico a te alzati, e penso che sia anche per un giovane oggi un'opportunità di dirci in questo tempo come un giovane, accogliendo la parola di Gesù, superando le sue paure, si può alzare. Una preghiera che sarà possibile seguire da casa anche attraverso i canali di Telepace, che potrà mettere in comunione così anche le diverse generazioni, non solo quelle più giovani. Non è una preghiera riservata, ma anzi è l'opportunità, magari anche in famiglia, sfruttando il fatto che è una domenica, di ritrovarsi insieme, di pregare proprio in questa occasione anche attraverso Telepace, per cui anzi più persone saranno raggiunte e più persone potranno pregare e confrontarsi insieme a partire dalla parola del Vangelo, che anche in questo tempo ci può scaldare il cuore. Bene, adesso parliamo con la direttrice sanitaria della Casa di Riposo Torriglia di Chiavari, la dottoressa Cecilia Gallo, che abbiamo in collegamento. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Anche oggi è una giornata di lavoro, immagino, nella struttura. Intanto le posso chiedere appunto come state vivendo questi giorni. Li stiamo vivendo come tutti con molta attenzione. E soprattutto la nostra utenza deve essere salvaguardata e dobbiamo stare molto attenti a tutto quello che facciamo. Abbiamo delle regole di comportamento sia all'interno che però noi operatori sanitari dobbiamo tenere anche all'esterno, perché è evidente che se dentro abbiamo tantissime attenzioni ma poi fuori facciamo cose che non sono adeguate, rischiamo di portare il virus dentro. Certamente. Perché noi ormai è dal 26 di febbraio che abbiamo contingentato gli ingressi, quindi i parenti purtroppo non possono accedere in struttura tranne delle deroghe che posso dare solo io. Certo. E quindi il rischio può venire solo dall'esterno, cioè il virus può arrivare solo se qualcuno lo porta. Ecco, infatti la cosa forse molto più difficile per gli ospiti della struttura è proprio quello di non poter ricevere le visite. In questo senso vi siete organizzati in qualche modo, con qualche iniziativa per poter permettergli di parlare con i familiari a casa? Noi abbiamo attivato le videochiamate. Bene. E tutti i giorni i parenti possono vedere e parlare con gli ospiti. Una cosa che mi ha stupito tanto è quanto i nostri ospiti siano tecnologici. Anche i più anziani riescono a interloquire con i loro parenti. E oltre a questo, quindi oltre alle videochiamate, abbiamo un profilo Instagram che sta partendo, in cui saranno poi messe in evidenza tutte le attività di animazione che vengono fatte, perché l'animazione all'interno della struttura continua.
Quindi gli ospiti sono comunque, hanno una vita normale, anche se tra le attenzioni che abbiamo messo in atto c'è la distanza di un metro anche fra di loro. Certo. Quindi è stata una bella sorpresa questo aspetto anche tecnologico per voi, qualche cosa che forse non si dava per scontato. Assolutamente sì, noi in un momento diciamo precedente avevamo fatto un come animazione all'interno del Torriglia, grazie anche al sentiero di Arianna, avevamo fatto un corso agli ospiti anche come scambio intergenerazionale su come usare questi strumenti, il tablet, il PC. Sì. Quindi i nostri anziani diciamo sono un pochino più avanti rispetto magari alla media, perché avevano fatto un corso quest'estate con un ragazzo, un ragazzino che veniva e gli spiegava come far andare diciamo l'iPhone piuttosto che altri tablet. Certo. E questo poter parlare con le persone a casa riesce a dare sollievo agli ospiti della vostra struttura? Sì, all'inizio sono innervositi, nel senso che all'inizio dicono come mai che non sei più venuto, nonostante che noi spieghiamo tutti i giorni il motivo, eccetera. Però dopo poco si rilassano ed è commovente vedere anche che si mandano i baci, perché noi abbiamo tante coppie all'interno del Torriglia, ma anche con i figli si dicono cose che magari di faccia non si direbbero mai. A me questa cosa ha commosso, cioè ti voglio bene, mi manchi. Quando vengono i parenti in struttura non se le dicono quelle cose lì, invece forse il filtro fatto dalla tecnologia li lascia un po' più liberi di esprimersi. Certo, ecco, questo è molto bello. E poi lei diceva delle attività che comunque vanno avanti, con quali attenzioni e che tipo di attività riuscite a fare, ecco, in questo periodo? Facciamo tutte le attività normali, quindi il corso di canto, il corso di cucito. Sul corso di ballo abbiamo, come dire, tenuto le distanze, cioè i balli che si fanno sono balli moderni, quelli che si fanno da soli. Stiamo preparando i regalini di Pasqua per le volontarie della parrocchia di Ri, che ci sono sempre state vicine, ci hanno sempre invitato. Quest'anno evidentemente non potremo andare a festeggiare in parrocchia, ma manderemo dei cartelloni, delle immagini, quindi le attività continuano uguali, ecco. Certo. Ecco, è notizia di questi giorni che dovrebbero iniziare anche nel nostro territorio i tamponi agli operatori sanitari, quindi anche alle strutture come la vostra. Ecco, cosa ne pensate, anche a maggior tutela un po' del vostro lavoro? Siete contenti anche di questo aspetto? Noi sappiamo che alcune strutture più nel Levante sono già partite e aspettiamo a vedere i loro risultati, perché per adesso come dire, grossa attendibilità da questi sierologici non c'è ancora, anche perché le possibilità di risposta sono tre. Cioè c'è positivo, debolmente positivo e negativo, quindi secondo me, ma è parere personale, è più facile che ci siano dei falsi negativi. Per cui per noi rimane alta l'attenzione sintomatologica. Certo. Cioè noi, i pazienti che hanno un po' di febbre e un po' di tosse, che in questa stagione è abbastanza frequente e 9 su 10 non lo è virus, però noi li consideriamo come potenzialmente infetti e applichiamo tutte le norme di isolamento. E, per cui ci basiamo in questa fase più sulla semeiotica che proprio sui risultati sierologici. Sì. A noi i tamponi non sono ancora stati proposti, ma è evidente che c'è più bisogno forse in altre realtà, a rischio più alto della nostra. Certo. Ecco, tra l'altro sarà un periodo ancora leggermente più lungo, è notizia proprio di questa mattina che le chiusure e le restrizioni più forti saranno fino al 13 di aprile, quindi insomma immaginiamo che anche per voi si debba proseguire ancora un pochino con queste misure un po' più forti, ecco. Sì, io sono stupita dal personale che ho, perché sono persone, tutte gli infermieri, gli operatori, ma anche i servizi generali, sono tutti positivi, chiaramente positivi da un punto di vista psicologico.
e vengono a lavorare contenti, hanno tutti i presidi, i dispositivi di protezione individuale necessari, quindi anche quello li fa lavorare più sereni. Si sono proposti, anche se succedesse qualcosa, di restare qui al Torriglia anche H24, quindi c'è tanta serenità, per cui se c'è bisogno di 2 settimane, 3 settimane in più, ma portiamo a casa il risultato, cioè conteniamo i danni, e io uso questi termini perché sono scaramantica, perché quindi conteniamo i danni, noi siamo già contenti. Come dire, il 13 va benissimo, il 13 di aprile. Ecco. Certo, certo. Poi lei non ha solo il Torriglia, immagino, anche altre strutture da verificare, quindi è un lavoro intenso, insomma, immagino. È un lavoro intenso e bisogna sempre essere attenti. Abbiamo delle linee guida e delle procedure che condividiamo con la dottoressa Lucarini della ASL, che è la nostra coordinatrice. Sì. Abbiamo fatto rete con tutti i direttori sanitari anche nelle altre strutture. Quindi condividiamo i percorsi e questo rende il lavoro un po' più leggero, perché altrimenti io sì, ho più strutture e quindi si rischia un po' di perdere di lucidità. Certo, certo. Bene, grazie dottoressa, la lascio insomma al suo lavoro. Abbiamo sentito così Cecilia Gallo, direttrice sanitaria del Torriglia. Grazie per la sua testimonianza. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata, buon lavoro. Noi adesso andiamo ad ascoltare il Papa Francesco. Questa mattina nella messa a casa Santa Marta ha parlato di noi, ha parlato dei media, ha chiesto proprio di pregare per chi lavora nel mondo della comunicazione, che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro di servizio anche nel tenere compagnia alle persone in questo momento così difficile, come con le nostre povere forze proviamo a fare insomma anche noi in questi giorni. Ascoltiamo brevemente questo passaggio del Papa. Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata, per l'educazione dei bambini, per l'informazione, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura. A proposito di media e di comunicazione, andiamo sul sito di Avvenire, che ci ricorda un appuntamento per la giornata di domani 2 aprile, giovedì sera al Rosario, con Avvenire e con tutti i media della CEI. La preghiera si terrà nella cappella dedicata a San Giuseppe Moscati, il santo medico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, si concluderà con una supplica a San Giovanni Paolo II, qui c'è anche la grafica. Come vedete sono interessati tutti i mezzi di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, TV2000, Radio in Blu, il SIR, il Corallo, quindi la rete Corallo, quindi anche la nostra emittente. Quindi si rinnova l'appuntamento con la preghiera tutti insieme, come già accaduto nei giorni scorsi. Quindi per tutti i fedeli, le famiglie e le comunità religiose, l'appuntamento è di ritrovarsi insieme giovedì 2 aprile alle ore 21 per recitare insieme appunto il Rosario, una preghiera che si terrà nella cappella dedicata a San Moscati, il santo medico, e si concluderà con una supplica appunto a San Giovanni Paolo II. Siamo in conclusione, allora alcune informazioni di servizio. Allora intanto abbiamo visto che da questa mattina è stato dato l'annuncio dal ministro Speranza che le restrizioni proseguono fino al 13 di aprile, quindi fate attenzione perché tutte le restrizioni che erano in vigore sino al 3 di aprile sono state prorogate di altri 10 giorni, quindi state attenti, non uscite di casa, valgono sempre le stesse regole, se uscite di casa stare nei limiti dei 100 metri o comunque nel proprio quartiere. Se si va a fare la spesa, si va solo a fare la spesa e poi si torna a casa. Se si esce col cane, si sta vicino alla casa e poi si rientra nella propria abitazione. Evitare quindi contatti sociali con le altre persone, questo naturalmente per limitare il contagio. Ricordate, all'inizio dell'emergenza si parlava di una persona a 3, quindi una persona ne contagiava 3, adesso siamo 1 a 1, poco più di 1. Quindi l'obiettivo è quello proprio di arrivare sotto l'1 e poi di arrivare a 0 nei prossimi giorni. Quindi è proprio adesso che è il momento
di cercare di far fede a queste regole e di rispettarle in maniera anche molto forte. Ricordo per tutti coloro che hanno difficoltà a fare la spesa, ci sono varie strade, si può chiamare intanto il supermercato di riferimento, su internet ci sono tutti i numeri e tutti rispondono, altrimenti il consiglio è sempre quello di chiamare l'ufficio dei servizi sociali del comune, generalmente sono aperti al mattino, così come nel servizio di spesa gratuita non si paga il servizio, si paga solo la spesa. In questo caso in quasi tutti i comuni naturalmente del territorio questo servizio è attivo, chiamate soprattutto al mattino e così vi diranno come fare. I servizi sociali sono, come dire, è l'ufficio che in questo momento è proprio in prima linea in questo senso e sa tutto, sa quali indicazioni darvi e che numeri appunto telefonare. Io ricordo anche che da oggi scatta la possibilità di accedere al bonus di 600 euro per i lavoratori, soprattutto per alcune fasce di lavoratori, soprattutto gli autonomi. Fate attenzione perché il sito INPS in queste ore è veramente preso d'assalto. Se andate a vedere anche sulla pagina dei media nazionali, è la prima notizia che compare proprio quella che ci sono insomma ritardi nel sistema perché tantissime persone in questo momento stanno accedendo, quindi ci potrebbero essere alcune problematiche, però di fatto il servizio, la possibilità di richiedere questo voucher, questo bonus scatta proprio da oggi. E poi la questione delle mascherine di cui insomma si parla in queste ore, in questi giorni, la Regione Liguria ha realizzato anche un video per spiegare alcune cose, noi lo ritrasmettiamo sempre molto volentieri per cercare di far passare questo messaggio e quindi visto che siamo in conclusione lo riproponiamo anche questa volta. Facciamo chiarezza sul corretto utilizzo delle mascherine. Cominciamo dalla mascherina chirurgica. È corretto, appropriato, indossarla ogni qualvolta siamo affetti da sindromi di carattere respiratorio, da un mal di gola, raffreddore, tosse. Ecco, in questi casi è corretto indossare la mascherina chirurgica. Oppure un paziente che ha la stessa sintomatologia, tosse, raffreddore, febbre, è corretto chiedere al paziente di indossare correttamente la mascherina chirurgica. Negli altri casi la mascherina chirurgica non deve essere utilizzata, quindi è inutile utilizzarla per funzioni di carattere amministrativo se non ci sono queste tipologie di sintomatologie, è inutile utilizzarla per le normali prestazioni di carattere sanitario se la persona che la indossa non ha queste sintomatologie. Per la strada non è corretto indossare mascherine in generale o mascherine chirurgiche. Ripeto, è un problema anche di responsabilità civica. Ci stiamo trovando in una situazione di difficoltà e rischiamo di esaurire le disponibilità di mascherine e quant'altro. Quindi usiamole in modo appropriato. Le mascherine chirurgiche le possiamo, anzi le dobbiamo usare per strada se abbiamo sintomatologie, mal di gola, raffreddore, qualche linea di febbre. È bene che utilizziamo la mascherina chirurgica anche per strada e in qualunque ambiente pubblico siamo costretti a dover frequentare, perché sennò è meglio starsene nelle proprie abitazioni. Altre mascherine, tipo le mascherine FFP2 e P3 per strada, non è corretto indossarle. Intanto bisogna essere dei tecnici, bisogna saperle indossare correttamente, perché sennò sono mascherine che non riescono ad avere un rendimento adeguato, non funzionano sostanzialmente. Quindi evitiamo, è meglio tenere le distanze tra le persone, possibilmente 1,5 metri, e lavarsi frequentemente le mani. Soprattutto lavarsi frequentemente le mani, è la misura migliore che possiamo adottare. La mascherina FFP3 è una mascherina estremamente sofisticata e che dobbiamo riuscire a usare nei modi appropriati. L'appropriatezza, come ci dicono gli European Center of Disease Control, cioè il Centro Europeo delle Malattie Infettive, ma anche il nostro Ministero della Salute, è ogni qualvolta interveniamo sui bronchi o facciamo attività tipo estubare un paziente, operazioni quindi ad altissimo rischio perché interveniamo direttamente e pesantemente sulle vie respiratorie.
la differenza sostanziale tra l'FFP3 e l'FFP2 di fatto è che la dobbiamo usare come sempre con le dovute appropriatezze. La P3 quindi normalmente viene utilizzata nelle rianimazioni e ogni qualvolta vengono fatti appunto interventi sulla parte respiratoria dei pazienti, mentre invece le FFP2 devono essere utilizzate dagli operatori che sono esposti a pazienti Covid positivi. Quindi in tutte le operazioni assistenziali che si fanno verso queste tipologie di pazienti devono essere indossate le mascherine FFP2. Bene, e anche questa mattina siamo giunti al termine del nostro spazio. Telepace con voi torna oggi pomeriggio, subito dopo la messa, come sempre, celebrata dalla Cappella del Seminario Maggiore di Chiavari. Ora ci lasciamo con la consueta preghiera di Don Claudio D'Oglio e io vi ringrazio di averci seguito. Naturalmente vi do anche l'appuntamento al nostro telegiornale alle 12.45. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti anche sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie e arrivederci, buona giornata. Preghiera di fiducia e di supplica. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve energia, esistenza e vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio la nostra condizione, insegnandoci a trarre il bene anche dalle sofferenze. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, allontana da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, perché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Per Cristo nostro Signore. Amen.